Un bel progetto di Tarnanzuola al lavoro è partito qua dal liceo Faccio 25 aprile. Sì, io sono molto contento perché è un progetto nel quale il territorio e la scuola si sono integrati bene, soprattutto per i ragazzi, visto che l'alternanza scuola-lavoro è entrata nella scuola in modo con un po' di prepotenza con la legge 107 e adesso si sta un po' trasformando, però in questo caso loro hanno potuto davvero dedicare il tempo alle materie di indirizzo, quindi al motivo per cui sono in questa scuola. Quindi hanno sviluppato delle tecniche che in altro modo non avrebbero sviluppato, e questo su un piano più scolastico. E sul piano umano si sono confrontati con quella parte di società che oggi come oggi tendiamo a rimuovere, perché appunto è difficile per loro a quest'età, quando forse non hanno più i nonni e quando appunto gli anziani sono nelle strutture, avere anche solo un contatto che senz'altro per i nostri ragazzi è stato molto nutriente e arricchente dal punto di vista umano. E da cosa mi dicono, anche cosa mi diceva il signor Forzano e i responsabili della struttura, anche per gli ospiti, per gli anziani, avere questi giovani che vanno, fanno foto, chiacchierano, ti chiedono, è comunque vivificante. C'è poi il risultato artistico, su cui io non metto parole perché non è il mio settore, ma sono molto contento, ci sono delle opere bellissime, speriamo che abbiano la meritata visibilità. Quando verrà inaugurata la mostra? Venerdì 31 maggio alle 16 al pomeriggio a Villa Nizia a Favria. Un progetto che ha coinvolto due indirizzi di studio. Sì, questo è molto importante perché i ragazzi hanno visto, partendo da un'unica tematica, come i materiali caratterizzino poi l'artefatto. Per quanto riguarda la sezione design ceramica, abbiamo lavorato sulla foto facendo un prodotto di post-produzione con una serie di interventi con Photoshop, col programma digitale di Photoshop. Poi abbiamo elaborato tutto un procedimento che si chiama di decalcomania, e la stessa tecnica, avendo poi fatto il supporto dal collega professor Natani, che è insegnante di laboratorio, dopo aver avuto il supporto ceramico abbiamo applicato questa pellicola con il nostro soggetto e abbiamo sottoposto tutto a cottura. Quindi la cosa fondamentale in un percorso didattico è che la collaborazione porta a risultati diversi, perché i materiali caratterizzano, però sono una ricchezza, perché poi i percorsi vanno condivisi. La progettazione ha riguardato anche la lavorazione grafica? Noi siamo partiti dalle foto che sono state fatte durante la prima fase del progetto nella casa di riposo. Dopodiché i ragazzi hanno iniziato a lavorare su queste foto e hanno elaborato dei bozzetti, da cui poi sono partiti per fare le lastre di linoleum che sono state scavate con le sgorbie. E poi, una volta realizzate le lastre di linoleum, queste sono state stampate con il torchio manuale su carta. E questo è proprio un processo di grafica d'arte, quindi di incisione su linoleum in questo caso. Quindi praticamente le opere sono state trattate in due modi diversi, una parte della ceramica e una parte grafica. La ceramica e una parte della grafica, sì, come dicevamo questa classe condivide i due diversi indirizzi e quindi è stato importante lavorare su uno stesso progetto, però ovviamente poi i lavori hanno preso due strade differenti, perché un conto è lavorare sulla ceramica, un conto è lavorare in maniera con la grafica. In questo caso non abbiamo usato la grafica al computer, ma abbiamo usato la grafica d'arte, quindi abbiamo lavorato con l'incisione, che comunque è uno dei temi che affrontiamo durante il percorso di studi dell'indirizzo di grafica, e quindi è stato un modo anche per affrontare un tema didattico ma in maniera un po' differente, quindi c'era comunque anche un secondo fine, anche l'idea di realizzare un elaborato che poi andava in mostra. E quindi è stato un percorso molto bello e importante per i ragazzi, perché comunque erano maggiormente coinvolti, visto che hanno conosciuto anche i soggetti personalmente, perché le foto sono state realizzate in parte dalla fotografa, in parte anche dai ragazzi durante le visite a Favria.